Sei stato tradito? Nel Salmo 41, versetto 9, è scritto: «Anche l'amico in cui avevo fiducia si è schierato contro di me». Non solo dobbiamo lasciare spazio per le delusioni inaspettate e le variabili ignote della vita, dobbiamo anche mettere in conto che saremo inevitabilmente traditi e feriti da qualcuno. Magari ci hanno illusi, facendoci credere di essere affidabili, oppure inizialmente erano sinceri, ma poi sono stati infettati dal virus della gelosia e dell'avidità. In ogni caso, ad un certo punto della vita ti troverai ad affrontare il tradimento. Persino il salmista Davide scrisse: «L'amico con il quale vivevo in pace, in cui avevo fiducia e che mangiava il mio pane, si è schierato contro di me». Anche Paolo ha incluso nella lista di avversità incontrate durante il suo ministero i falsi fratelli. Come scrive un autore, se vivi abbastanza a lungo, scoprirai quanto il cuore dell'uomo possa essere mutevole ed egoista. Spesso sono le persone che amiamo di più e di cui ci fidiamo ciecamente che hanno il potere più grande di tradirci. Dunque, che cosa possiamo fare? Dobbiamo affrontare con decisione la sofferenza e la rabbia che il tradimento porta, poiché non ci rendano ciechi davanti alle conseguenze a lungo termine del rancore e dell'amarezza. E non facciamoci scoraggiare, continua a perseguire gli obiettivi della tua vita e a coltivare le altre tue relazioni. Come un bambino a cui un bullo fa uno sgambetto, rialzati e continua il tuo viaggio. All'inizio sarai dolorante e un po' ammaccato, ma le ferite guariranno e sarai più forte perché sei sopravvissuto alla caduta. Dopo essersi rammaricato per l'amico che lo aveva tradito, Davide disse a Dio: «Così saprò che tu mi gradisci, se il mio nemico non trionferà su di me. Tu mi sosterrai nella mia integrità». Questa sì che è un'attitudine vincente.